lui è l'altro curatore, diciamo, di questa antologia. Si spera che ecco, si possa ritrovare quelle pulsioni sotterranee, sanguigne che l'horror estremo nel suo periodo di massimo auge ha portato ai lettori, gente come Richard Lehman eccetera, se conoscete. Era mia. Per adesso devo dire che la qualità è parecchio elevata dei racconti che ho ricevuto, quindi mi aspetto anche una risposta da parte del pubblico e dei lettori. Mi aspetto anche qualche critica sicuramente, perché non è un genere per persone ben pensanti, ma è uno schiaffo in faccia, un pugno allo stomaco e magari anche i testicoli, dice via. Questo è l'intendimento. Tanto io rompo i coglioni, ci sono qui. Fa di lavoro. Posso dirlo per esperienza? Sì, diretta. Sì. Tu hai qualcosa da dire su questo? Niente, adesso non so cosa dire. No, io ho detto, ho fatto solo proprio il titolo, la data d'uscita e grosso modo quello che sarà per me. L'antologia è nata in diretta su Facebook, questo strano, vediamo. E si parlava, però sarebbe bello fare un'antologia, allora io ho portato l'editore nella discussione, si è trovato subito d'accordo, mi ha spiegato l'idea. Quindi a ragionare con le altre persone, se magari in Italia già c'è a che fare questo genere e anche chi magari non lo fa, però comunque si sono fatti. Esatto. La persona giusta, che magari può cavaletto come sceneggiatore naturalmente, di fumetti, di film, però c'è qualcosa da volentieri, quindi perché lui magari non riesce a comunicare. Tra i tanti abbiamo coinvolto anche Picchio, il regista di Muri Turisti, quindi qualcuno lo conosca. Meno male siete riusciti a coinvolgerlo, io cioè sono due anni che sto collaborando con lui per il Santo Cristo e si girasse il suo maledetto episodio. Io dico, ogni tanto lo sento, è sempre molto bello. Non avevi lo stesso problema anche folcloristico, diciamo. Non avevi lo stesso problema anche con qualcun altro. Ci abbiamo 2 su 7, ma ne parlerò questa cosa adesso. Tocca a lui. Adesso ragazzi cedo volentieri a Samuele il timone della situazione, perché vorrà presentare gli altri due progetti che hanno a che fare con i fumetti. Un grazie Alessandro Colombo.